istituito, ereditando dalla precedente governo, degli uffici come quelli del comitato di coordinamento, come quello dei controlli sulle società. Oggi si sono messi al lavoro, hanno avviato dei contatti, delle collaborazioni. Voglio dire, San Marino sotto questo aspetto non ha nulla da nascondere. E devo dire, e io ho avuto modo di dirlo anche direttamente al ministro Tremonti, che su questi argomenti San Marino ha l'obiettivo sì di preservare la sua autonomia, la sua sovranità, ci mancherebbe altro, i suoi obiettivi di fondo, che sono il differenziale fiscale, che sono la competitività, che sono la professionalità, che sono la capacità ad esempio di stare sul mercato, ma che è pronto ad una piena collaborazione nella lotta contro la malavita organizzata, contro, che non riteniamo che sia penetrata San Marino, ma riteniamo che possa avere delle propaggini o possa avere avuto qualche collegamento, e sotto questo aspetto siamo pronti, stiamo lavorando, stiamo guardando e siamo pronti a collaborare. Lo scambio di informazioni è alla base della nostra capacità di stare nella comunità internazionale, lo sappiamo bene, lo faremo, però è giusto che San Marino possa avere più rispetto, e questo, in questo caso, pur da questa conferenza dove c'è in modo particolare la stampa locale, ci sono anche delle strutture che vanno online, quindi vanno anche oltre il locale, però noi riteniamo che tutti, anche la grande stampa nazionale italiana, dovrebbe avere l'accortezza di informarsi prima di dire delle cose che non corrispondono a vero. Noi non è che usiamo le parole cattive o le denunce, come a volte ci potrebbe anche stare, però credere che il rispetto per la verità sia un atto necessario, credo che sia dire una cosa abbastanza ovvia. E io devo dire che in questi ultimi giorni, purtroppo, ho letto delle cose che facevo fatica a credere ai miei occhi quando leggevo certe cose. Cioè, veramente, avevo fatica a credere ai miei occhi, perché pensavo che si parlasse di un paese, non so di dove, ma parlare di San Marino, un paese al tracollo, che deve trovare 4 miliardi di euro, io dico che siamo fuori dal mondo, siamo fuori dalla realtà. Io posso aggiungere, basta che un imbecille dica qualcosa, perché non si capisce neanche chi avrebbe messo in giro questa voce. Come, scusi, non? Basta che un imbecille dichiari a non si sa quale giornalista questa cosa, e subito tutti i giornali parlano di questa cosa assolutamente assurda, no? Mentre quando le poche volte, no, che negli ultimi anni si parla bene di noi, nemmeno la stampa locale sanmarinese riprende mai, no, queste affermazioni positive. Cioè, questo che tra l'altro mi colpisce, perché, no, io penso che in tutti i paesi normali almeno la stampa locale dovrebbe essere contenta di mettere in risalto le cose positive, da noi mai, non esiste. Dunque, al di là di questo, gli argomenti sono stati toccati quasi tutti dal segretario Gatti. Io volevo solo aggiungere due o tre cose. Sul discorso accordi, noi ovviamente incontreremo a breve sia il ministro Frattini che il ministro Tremonti, che saranno nei paraggi per il meeting. Abbiamo parlato recentemente con entrambi. Il segretario Gatti mi dice, insomma, che ha avuto conferma dal colloquio con il ministro Tremonti che ci sono tutte le condizioni per firmare nel mese di settembre. Tra l'altro, tutta questa storia delle date posticipate e poi è tutta attribuibile alla parte italiana, nel senso, cioè, che il ministro Frattini è venuto qui in marzo, ha detto l'altro lo firmeremo in aprile, poi se l'Italia non lo firma in aprile non è che no, sia un problema nostro, nel senso che poi loro hanno anche dei problemi interni, hanno i tecnici che sono impegnati su vari tavoli di trattative, hanno priorità che probabilmente, no, non sono legate al rapporto con San Marino, hanno avuto tutta una serie anche di problemi a livello nazionale, quindi alla fine è slittato per lo più, insomma, per problemi loro, non tanto problemi nostri. In più si è inserito il protocollo di modifica dell'accordo contro le imposizioni fiscali del 2002, che non era previsto inizialmente, e questa è un'ottima cosa per San Marino, fra l'altro che i tre accordi vanno avanti insieme, e quindi questo ha richiesto un pochino più di tempo. Quindi verificheremo a breve, la prossima settimana, insomma, i tempi tecnici per arrivare alla definizione di una trattativa che
tra l'altro se ha preso tempo è anche perché appunto la parte sanmarinese è stata impegnata a cercare di ottenere il meglio da questi accordi, altrimenti se si fosse accettata la proposta così com'era avremmo dovuto firmare probabilmente subito, qui c'è stato un negoziato. Tra l'altro devo dire che leggo anche, no, anche tesi molto diverse, perché da un lato c'è chi dice non bisogna firmarli assolutamente, no? Senza neanche tra l'altro non sapere cosa c'è scritto, ma a parte questo. E altri invece che dicono come mai non si firma questi ritardi, quindi anche all'interno dell'opposizione abbiamo queste posizioni abbastanza difficili da comprendere, perché in ogni caso questo governo è impegnato nella direzione di andare alla firma di questi accordi, perché saranno sicuramente accordi positivi per questo paese che ne assicureranno lo sviluppo, e in ogni caso a livello internazionale il trend è questo, quindi l'accordo e il recepimento del modello OCSE 2005 è un impegno che ormai a livello internazionale se ne ha su tutta la comunità, quindi non è che possiamo pensare, no, di negoziare chissà quale condizioni iperfavolose se firmiamo in dicembre, no? Il consigliere Foschi dice non firmiamo, se non firmiamo ci fa nero, scusate, a livello internazionale non esiste, non che non firmiamo. Per quanto riguarda le residenze di comodo, volevo dire una cosa che mi preme molto. Intanto questo governo è stato molto rigoroso sin dall'inizio nella concessione di residenze e permessi di soggiorno, cosa che non è avvenuta precedentemente, tanto è vero che i problemi che abbiamo delle volte con società legate ad interessi malavitosi dell'esterno, sono legate a persone che hanno avuto le residenze parecchi anni fa, quindi sono persone che, no, se sono qui a San Marino e hanno ottenuto le residenze, non è certo per la responsabilità di questo governo. In ogni caso ritengo che il problema delle residenze fiscali di comodo non sia proprio un problema di questo paese, tanto è vero che, come voi vedete, anche i grossi nomi dello sport italiano, della cultura italiana non hanno la residenza a San Marino, cioè dalla giornata abbiamo il Toni perché è cittadino sanmarinese, ma non sono mai venuti qua su a cercare una residenza di comodo a San Marino, quindi lo vedo in generale come un fenomeno abbastanza estraneo alla nostra realtà. E in ogni caso poi se c'è qualcuno che ha la residenza a San Marino e risiede in Italia oltre 180 giorni all'anno, per cui per la normativa italiana viene considerato residente in Italia, risponderà l'Italia, cioè noi abbiamo la gendarmeria che è deputata a fare i controlli, per quello che ci risulta cerca di farli. Se poi c'è qualcuno che prende la residenza quassù e non ci sta 180 giorni all'anno sarà un gerangio, vuol dire, io non è che voglio fare la difesa d'oltranza soprattutto di chi magari ha avuto queste residenze molti anni fa e utilizza questo beneficio in maniera contraria alle normative di altri paesi, e se qualcuno lo fa risponderà, no, personalmente. Questo governo in ogni caso è molto impegnato su questo fronte, no? Si ricordava l'iniziativa del censimento, ma non solo questo, insomma, no? Abbiamo chiesto un impegno supplementare alla gendarmeria, la gendarmeria fra l'altro grazie a questo governo ha visto il suo organico aumentato, quindi noi ci aspettiamo anche dalla gendarmeria delle risposte, no? Ovviamente i controlli non è che li può fare il governo, no? Se poi la gente risiede o non risiede su questo paese una volta che la residenza l'ha avuta, bisognerà che ci siano i controlli da parte di chi i controlli li deve fare, e noi ci auguriamo che li faccia. In ogni caso come governo siamo molto rigidi, insomma, nella concessione delle residenze, insomma, lo siamo stati sinora e continueremo ad essere.